Bene, adesso andiamo in collegamento in diretta a Chieti con la nostra collega Antonella Micoletti. Oggi è il giorno della proclamazione ufficiale del nuovo sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Vediamo se ci sei. Antonella, mi senti? Sì, ti sento Marina, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori del TG8, il collega Diego Martelli ed io siamo nell'aula, in un'aula della sede del comune di Chieti, esattamente quella di Piazza Carafa a Chieti Scalo, dove poco fa è avvenuta, come hai detto tu, la proclamazione del neo primo cittadino del capoluogo teatino, ossia il candidato del centro-sinistra Diego Ferrara, che ha avuto la meglio, come sappiamo, su Fabrizio Di Stefano, candidato del centrodestra. È stato il presidente del Tribunale Campli a validare le elezioni del primo cittadino e a dire a Ferrara, nella biblioteca dove tra l'altro si conservano le schede, che da oggi è ufficialmente il nuovo sindaco del capoluogo teatino. Diego Ferrara è già al lavoro, ha detto: partirò dal decoro della città, perché è questo che mi hanno chiesto soprattutto i cittadini, e poi c'è la spina economica, mettere mano alle casse del comune. Noi abbiamo registrato poc'anzi un'intervista, volevamo il sindaco con noi per questa diretta, ma già ha avuto i primi impegni, quindi ci è sfuggito, ma abbiamo registrato pochi istanti fa l'intervista al primo cittadino. Poco dopo la proclamazione e a caldo ci ha detto quanto adesso vi faremo ascoltare, e abbiamo cercato di farlo sbottonare soprattutto per ciò che concerne la nuova giunta, per ciò che concerne i nuovi assessori. Voglio ricordarvi che la proclamazione degli eletti ci sarà tra venerdì e sabato, e poi entro 30 giorni si dovrà indire il primo consiglio comunale. Io direi, se tu vuoi, di Certo. sentire e Ascoltiamo ascoltare le pure parole di Diego Ferrara, Certo. sindaco da poco proclamato primo cittadino di Chieti. Le chiedo di dire qualcosa ai teatini che la stanno ascoltando. Certo che sono onorato, sono felicissimo di aver raggiunto questo risultato, ma sono soprattutto felice per poter fare del bene a questa città e ai nostri concittadini. Opererò o cercherò di operare nei limiti del possibile, perché non ancora ovviamente riesco a rendermi conto non tanto della macchina amministrativa che ho conosciuto nei 5 anni precedenti, nei suoi meccanismi, ma quanto delle disponibilità finanziarie, di come dovrò muovermi, e cercherò, come dicevo poc'anzi, di agire come un buon padre di famiglia. Domani ci sarà un primo vertice di maggioranza per la composizione della giunta. Sicuro vice sindaco Paolo De Cesare, tra gli altri Emanuele Pantalone, Chiara Zapparorto, Rispoli, anche un esponente del Movimento 5 Stelle. Sì, i nomi che ha appena fatto sono stati già, come devo dire, acclarati, nel senso che non c'è stata nessuna né contestazione, se possiamo chiamarla così, né contraddizione. E ci sarà un posto in giunta per il Movimento 5 Stelle, e il nome che mi è stato fatto è del dottor Cascini Giancarlo. E poi due persone esterne, giusto? Sì, due assessorati esterni che per la legge sulla percentuale di genere dovranno essere due donne. E, quindi tra l'altro un assessorato importante e pesante, quale quella del bilancio, che stiamo cercando tra le migliori e più affermate professionalità nel campo. Ecco, Antonella, l'ultima cosa: domani c'è il passaggio di consegna con il sindaco di Primio, l'ex sindaco di Primio uscente, perché oggi non c'era, giusto? Sì, avrebbe dovuto esserci oggi, però Di Primio è impegnato a Roma, quindi domani, come dici tu, ci sarà il passaggio di consegne tra il primo cittadino uscente, Umberto Di Primio, e quello che da oggi è il nuovo sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Materialmente, come dire, la consegna delle chiavi degli uffici comunali e quant'altro, e domani appunto avverrà questo passaggio di consegne tra il primo cittadino uscente e il nuovo sindaco della città di Chieti, che da oggi
oggi è già operativo. Se non hai domande da studio, io ti restituirei la linea e abbiamo il nostro consueto speciale questa sera in cui ci dilungheremo di più col neo primo cittadino.